Siamo col professor Francesco Rubiconto e gli chiediamo i motivi che l'hanno spinto a candidarsi sindaco di Voghera. Dunque, i motivi praticamente si possono ricondurre alla battaglia che stiamo conducendo contro l'ingerenza costante, continua, pressante dei partiti all'interno delle istituzioni pubbliche. Noi siamo partiti da questa affermazione di base, cioè ci siamo ribellati a quest'idea non costituzionale, ripeto, perché i partiti sono associazioni private, quindi non dovrebbero entrare nei gangli dello Stato, e ci siamo rifiutati di accettare che la nomina di un primario venga fatta sulla base di un'appartenenza ad un partito piuttosto che sul merito e sulle capacità professionali della persona. E da qui è nato tutto un percorso che sostanzialmente ci ha portato alla Carta di Firenze, che è la carta che i comuni virtuosi hanno firmato, e si articola su 12 punti, 12 punti cosiddetti irrinunciabili per creare una città a misura d'uomo. Abbiamo declinato questi punti per quanto riguarda Voghera in un programma molto articolato che rappresenta una filosofia nuova, è un modo di affrontare la vita completamente diverso, è un modo di affrontare lo sviluppo completamente diverso da quello che propongono gli altri schieramenti, gli altri partiti. Per cui io credo che in queste elezioni l'unica novità, novità vera nel quadro politico generale, non dell'antipolitica, come erroneamente si dice, della politica vera, quella che si fa per passione, quella che si fa senza guadagnarci niente e non per soldi, è questo movimento a 5 Stelle che a mio avviso si candida per il futuro ad avere un peso molto importante, perché cogliamo tra la gente la insofferenza ormai rispetto al fatto di dover mantenere con le proprie tasse politici e partiti che tra l'altro sono anche incapaci di far bene il loro mestiere, perché sia l'economia, sia il commercio, sia tutte le attività più importanti, l'attività rivolte ai giovani, agli anziani, in questa città sono scadenti, sono completamente ferme da anni, e noi contiamo con i giovani e con quelle persone di una certa età che hanno conservato ancora la passione per la politica rimettere in piedi questa città. E comunque, nella peggiore delle ipotesi, se dovessimo entrare solo all'opposizione, faremmo l'opposizione vera, quello che si fa in tutti i paesi d'Europa, non la finta opposizione, ma non faremo sconti a nessuno, e chi andrà da amministrare dovrà ogni giorno fare i conti con la nostra competenza, con la nostra capacità, e non fare errori, perché per ogni errore sarà costretto a pagare. Professore, i punti di forza del programma della città di Voghera? I punti di forza noi li abbiamo messi nel nostro programma proprio in ordine cronologico. Noi ci troviamo di fronte a una crisi economica internazionale, abbiamo stamattina sul giornale letto tutti che ci sono 100 aziende in difficoltà, abbiamo il problema del lavoro, dei disoccupati, degli imprenditori, del commercio che non gira in una crisi internazionale. Allora bisogna aggredire questa crisi, rilanciare lo sviluppo, perché solo se rilanciamo lo sviluppo riusciamo a creare la ricchezza che è necessaria per fare tutto il resto. È ovvio che nel programma ci sono vari punti del programma articolati, uno dei quali per esempio la trasparenza, no? Per quanto ci riguarda, noi andremo ad una partecipazione della cittadinanza alle grandi scelte urbanistiche. Questo avviene per esempio in Francia, avviene in alcune città, per esempio dell'Emilia, laddove noi chiameremo i cittadini quando ci saranno da fare scelte importanti come grosse costruzioni, attività importanti dal punto di vista urbanistico, destinazione d'uso di palazzi ristrutturati, ci confronteremo con la popolazione e la popolazione ci dirà qual è la destinazione d'uso di quella struttura. Altro punto forte, non dimentichiamo che noi ci batteremo per l'acqua pubblica.
pubblica e non privata, e questo lo faremo con una delibera, sarà il primo atto che si farà appena andremo in comune. Se noi saremo eletti, se noi avremmo questa possibilità, la prima cosa che facciamo, la prima delibera, sarà quella di considerare l'acqua un bene indispensabile e intoccabile, come ha fatto già il Comune di Torino, come ha fatto il Comune di Parigi, e lasceremo a casa le multinazionali francesi, perché dell'acqua privata noi, quest'acqua privata a noi proprio non serve. Ringraziamo il professor Francesco Rubiconto.